L'altra volta mi hai tagliato un pezzo su che scarpa era che avevo detto stessa misura e ti hai detto di prendere una misura più grande. Non sono sicuro che si capisca, ma mi trovo davanti a un tavolo da ping pong. Stamattina faceva un caldo pazzesco, non sono riuscito a incontrare Andrea, che però probabilmente dovrebbe arrivare qui da me oggi pomeriggio. E con Andrea cercherò di aprire una serie di pacchi che vedete qua sotto. Fondamentalmente parliamo di libri, di prodotti che possono essere utili per correre e soprattutto di una scarpa. Dovevano arrivarne due di produzione tedesca, in realtà ne è arrivata solamente una. Comunque è una scarpa davvero molto innovativa. Vediamo cosa ne pensa Andrea. Come al solito, la regola che vale qui sul canale è quella di Andrea deve stabilire di che scarpa si tratta, quanto pesa e soprattutto quali sono le sue caratteristiche, e poi se dovesse riuscirci fondamentalmente gliela posso prestare. Ovviamente nelle ultime settimane le sue esigenze sono sicuramente aumentate, però sappiate che il canale è mio e di conseguenza decido io quali scarpe affidargli. Spero che arrivi presto, ci vediamo dopo, io nel frattempo vado a bermi un coffee. Ciao! Ma secondo te, Andrea, mi batti al ping pong? No, assolutamente, sono scarsissimo al ping pong. Dai, le regole sono sempre le solite, devi aprire i soliti pacchi, poi decidi tu quali aprire, perché ieri me ne sono arrivati tantissimi, qualcuno l'ho già aperto, vedi tu. Pensavo le regole del ping pong sono sempre le stesse. No, guarda, questa qua te l'ho già detto prima che mi rifiutavo di aprirla, guarda. Niente mascherine, niente allora. Niente mascherine FP2. Il libro? Guarda, questo è economia a parte tua, credo, almeno che sia economia inglese proprio. No, dobbiamo capire, un libro del marketing di intelligenza artificiale appena uscito da Stanford, ci ho messo un casino a farlo arrivare, ma serve per capire come aumentare gli iscritti al canale, non so se ci riusciremo, vabbè, ad ogni modo non c'è bisogno che lo legga in questo momento. Io sono sicuro che mettere due o tre ragazze qua in bikini aiuterebbe molto il canale. Dai, procedi con l'apertura dei pacchi. Vediamo. Ah, questo non sono scarpe, questo. Praticamente fai lo youtuber di scarpe e tecnologia e copri tutta roba che non c'entra con niente con scarpe e tecnologia. Tra cui le mascherine FP2, tanto per fare gli unboxing. No, ma infatti quella l'ho già aperta, quindi non è... Settimana prossima facciamo i video sulla cucina, facciamo. Vi faremo vedere come cucina la moglie di Max. Ah! Ovviamente non ti ho dato nessun coltello, non no, è infatti bisogno. Ho visto, poi la gente mi ferma per strada, davvero la cosa più interessante per loro è vedere me che faccio fatica. Ma dalla mia posizione non riesco a capire dove sei, perché siamo troppo distanti, però, ma che cos'è quella roba lì? Non vedo niente. Ah no, ma guarda, 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 spettacolo, che cacchio, sono i libri delle vacanze. Vabbè, lascia perdere. Io mi dissocio. Questo c'è scritto batterie esplodenti. Altre no, perché c'è praticamente di cuffie Bluetooth. Quant'è questa qua, la quarantesima che hai? No, però Andrea, questa è la cuffia più innovativa per gli sportivi mondiali, che si chiama Jaybird Vista 2 e della quale farò una recensione super dettagliata sul canale. Se non si arrivano a X iscritti, a X view? No, assolutamente no, quello non c'è bisogno. Ma avevi già questa marca qua, o sbaglio? Assolutamente, c'era la versione 1, adesso è uscita la versione 2. Ci sono alcune caratteristiche tecniche, tra cui la gestione del rumore. È molto controversa questa cuffia, però è una delle più innovative. Va bene, aspetteremo recensione. Adesso ho paura di dove metterla per non scassarla. Questa l'hai già aperta, ma mi sembrava che ce l'avessi già. Bilancia impedenziometrica.
Ah, ma quella in effetti ce l'avevo già, no? Mi sembra di sì. No? Questa è interessante, io l'ho presa di Xiaomi. Ne ho prese due, era una sera tardi, avevo preso quella non in pendenziometrica, mi è arrivata a casa e mi sono accorto del refuso quando ho buttato via la scatola e quindi ho dovuto ricomprare quella nuova. Costa relativamente poco, quella da 40 euro mi sembra, non è male, però alla fine mi sono reso conto che è meglio non pesarsi per vedere quanto peso, ogni volta prendo peso, quindi è meglio non pesarmi. Non te l'apro perché è bella imballata, Max. Dici di aprirla? No, vabbè, dai, dopo ci gli aggiungo io un pezzo del video. Comunque, sì, sono due scarpe o sono scarponi per sci? Può darsi, alla fine... No, sono troppo leggeri. Come ho detto nel video iniziale, dovevano arrivare due scarpe, ne è arrivata una sola. E quindi devi, come al solito, indovinare di che marchio stiamo parlando. Quindi non devo vedere la scatola? Ma fai quello che vuoi. No, se guardo la scatola, il marchio lo indovino già. Non lo so, non lo so. Ti dirò che l'unboxing, se l'avessi fatto forse quando avevo 10 anni, sarebbe stata la roba più figa. Cioè, sarei venuto qua tutti i giorni per fare l'unboxing. Adesso un po' sono cresciuto e... In effetti ti ho dato il tavolo da ping pong, non a caso. Sembra un po' Natale. No, questa qua è davvero difficile. Ah no, aspetta, forse riesco a distruggerla in qualche maniera. Allora, la scatola non la guardo. Allora, le magliette sembra che ci siano, queste le posso guardare. Puoi guardare, puoi guardare. Aia, però adesso forse era meglio non guardarla. Asics, scusami. Che maglietta è? La tiro fuori? Posso tirarla fuori? Tira fuori. La metterò sul canale nei prossimi video. Maglietta, vediamo. No, maglietta semplice semplice. Sì, vabbè, però adesso dobbiamo fare diverse recensioni Asics, è giusto avere anche qualcosa di Asics, no? Perché l'avresti spostato in questo momento. C'era tanta carta dentro, mi sa che è cascata, ma adesso non può... Allora, aspetta, sposto questa. Dai, il marchio lo puoi guardare. No, dai, no. Hai detto che non lo guardavo il marchio. Ah, però se no non la indovino mai, vero? Oddio, quanta carta. Allora, no, non la indovinerò mai. Ho capito che scarpa è perché ne abbiamo parlato l'altro giorno. Poi con la coda dell'occhio ho visto che è arancione. Però non so che modello è. Allora, sicuramente è un modello, direi, da lento. Come fai a saperla? Mi sembra abbastanza pesucchiante. E ok, ma però sì, mi sembra un po' pesantina, sinceramente. Quindi, ma secondo te ha il carbonio o non ce l'ha il carbonio? A sentire così sembrerebbe. Ce l'ha il carbonio? No, non l'avrei mai detto che. Wow, che strana che è come scarpa. Guarda, mi sa che. Ma è una scarpa da gara o una scarpa da allenamento? Assolutamente, assolutamente. Da gara? Sì. Allora, mi sembra un po' pesantina rispetto alle altre. Le altre scarpe da gara. La schiuma però mi sembra quella azotata delle Skechers. La tomaia mi sembra quella delle Zoom Fly 3. Ma che numero ho preso? Perché comunque ne stavamo discutendo. 27 e mezzo, attenzione. 27 e mezzo, quindi aia, potrebbe anche andarti bene. Potrebbe andarmi bene, proviamo subito. Guarda, sulle Puma avevo le deviate. Come si dice in inglese? Deviate. Deviate. Glielo dicevo a Max che bisognava andare con le Puma perché potrebbero essere il boom di quest'anno. Si stanno rilanciando sul mercato. Io ai tempi, guarda, quando avevo iniziato a correre avevo provato delle Puma che non mi ricordo il modello. Le FAS si chiamavano, 600 o giù di lì. Non mi ero trovato male, ma poi Puma non ha continuato. Allora ti dirò, la scarpa è giusta giusta, avvolge bene il piede, comoda, morbida, molto avampiedosa. No, sento già che è molto ammortizzata sull'avampiede, il che non è male. Se vuoi fare un giro intorno al tavolo da ping pong lo puoi fare. Dai, facciamo. Diciamo che la Puma dopo quelle FAS là aveva avuto davvero un periodo di nulla, cosmico. Stava facendo qualche chiodata da pista, ma solo da velocità. Ha fatto la sua fortuna con Usain Bolt. Però dopo è scomparsa dai radar e adesso sta ritornando. Una nostra amica adesso è diventata sponsor Puma. Ma soprattutto nell'ultima trimestrale, non so se guardi i dati di borsa. Assolutamente io no. Li guardo molto spesso. Nell'ultima trimestrale hanno annunciato che possano fare qualcosa di buono anche nel mondo del running di mezzo fondo, ma anche
prolungato, quindi sì. Però la sensazione, Andrea, è che su Cisalfa costano già il 40% in meno, quindi per ora non è che vengano più di tanto vendute. Ma guarda, ti dirò, invece ho visto che tanti dicevano, appena uscite, dicevano buon prezzo, le compro. Quindi non so se è stata una scelta di marketing a metterla a un prezzo e poi venderla a un altro. Nel lungo termine non paga, però vabbè, insomma. No, allora ti dico, sembrano quasi scariche sul tallone, molto molto ammortizzate nell'avampiede, che è una cosa che in poche scarpe ho notato, cioè che ho notato che poche scarpe hanno, ma in quanto una scarpa racing, secondo me sarà super, perché così sfrutti l'avampiede e non ti stanchi nell'avampiede. Bisogna capire magari nei finali di gara, quando magari si tallona un po' di più, com'è. Però ho visto che c'è anche una specie di piastre dietro di Pebax, non so cosa sia, e che secondo me un pochino ci stabilizzerà il tallone nella corsa. Interessante, perché davvero secondo me tutta sta schiuma nell'avampiede favorirà noi avampiedisti. Calzata direi comodissima. Quindi dici stesso numero, però ho visto che questo è il 42,5. Però è 27,5. Sì. Beh, l'italiano, cioè la misura europea non bisogna guardarla, noi guardiamo sempre l'americana, fammi vedere l'americana, perché anche Oca mi sembra che si è sballata con l'euro rispetto... no, US 9,5, quindi sì, solita misura americana e soliti centimetri, però io questa qua la prenderei stesso numero. C'è anche tanto carbonio, vedo, rispetto alle altre, perché c'è questa piastra stabilizzatrice qua dietro, qua si vede il carbonio e quindi immagino che sia bella piena di carbonio. Sarebbe carino vedere le foto fin dove arriva questo carbonio, e... perché tipo Adidas aveva fatto una sua scelta mettendo come se fossero delle listarelle, Skechers aveva messo due semilame quasi laterali, quindi ognuno fa le sue scelte, sarebbe anche da capire in base a che cosa le fanno. Comunque mi sembra una scarpa molto stabile, secondo me che premia di più comunque chi corre di avampiede e quindi chi correrà delle gare un pochino più brevi, diciamo, quindi secondo me avrà il suo perché sulle gare fino alla mezza maratona. Va bene Andrea, dai, facciamo così, te la lascio, nei prossimi giorni faremo una recensione, oppure la tengo io, che devo fare i video e poi le dopo fotine. E poi dopo, appena possiamo, appena ci vediamo, facciamo la recensione. Va bene, grazie ancora, ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti voi. Max, i caffè stanno arrivando ancora, se stai tenendo il conto? Sto tenendo il conto, sì, questa è pagata con i caffè. Grandissimi. No, qualcosa arriva, vi ringraziamo sempre, anche perché ho visto che alla fine la community è contentissima. Arriva le campane, ci dobbiamo fermare. Andiamo per il prossimo video. Ciao!